No, noi non possiamo fare questa cosa, è troppo in sintonia. Io sono Serena. E io sono Francesca. E benvenuti su Unicorn Island. Cioè, basta fare le cose uguali. Veramente. Cioè, hai rotto un po'. Io non ce la faccio più, raga, oddio. Fusione. Come avete potuto notare dal titolo, oggi assaggeremo delle cose. Oggi eravamo in un mercatino cinese, abbiamo visto queste cose prese completamente a caso, esatto. Possono essere cinesi, giapponesi, thailandesi, americane, non lo... Cioè, c'è davvero... di tutto, c'è veramente di tutto qua dentro. Però noi andremo a assaggiare delle troiate. Allora, cominciamo? Mi raccomando, se vi piace questo genere di video e volete vederne altri, scrivetelo qua sotto nei commenti, mettete un bel pollicione in su. E attenzione, perché a 5000 mi piace noi faremo un altro video con ancora più troiate di questo tipo. Fai la pesca di beneficenza. Ah, qua abbiamo il Fistic Fish Cracker, prodotto delle Filippine. Questo attenzione, ho già paura, veramente, davvero. È uscita una puzza che non potete capire. Oh! Oddio, mi pizzicano gli occhi. Cin cin. Io ho uno grosso, allora l'ho preso. Va bene, prendo poi un altro. Sono confusa. All'interno è tipo quelle patatine un po' plasticose. E le nuvolette. Quelle sono le nuvolette, però con intorno polvere di pesce. Cioè, amido di tapioca, raga. Voto da 1 a 10. Io darei un 3. Metti via. Diciamo che ci rinfreschiamo la bocca. Ah, oltre alle cose da mangiare, abbiamo preso anche delle cose da bere per rinfrescare le nostre menti. E abbiamo preso la Dr. Pepper, che è una roba, penso che sia americana. Sì, c'è ancora un occhio sbercio da aprire. Ah, lo stesso profumo del nostro spruzzino per lavare il bagno. Non mi di niente. Tienila lì. Però mi fa schifissimo. Raga, sai di amaretto. Ma non che voto le diamo? 3 come le patatine. Io anche un 5, un 6. Ok, poi ho rovesciato tutto. Sicura che tu voglia che io metta dentro questa cosa? Fammi vedere cos'è. Ah, è carne. Ah, questo direttamente dalla Thailandia. Ah. È il Mama Instant Noodle Stew Beef Flavor. Top. Instantul de Suppe Orientalische. Sì. Oppa. Dai. Oh, scusa. Hai colpito col noodle. Vai, cin cin. Buono. Buono. A me piace molto. Ma l'ho mangiato per cena questo. Vero? Vabbè, mangiamolo. Abbiamo mangiato uno hot dog prima. Mm-hmm. La dieta. Questo è sconosciuto. Vabbè, raga, buono questo qua, eh. Buono, buono, devo dire. Me lo mangio per colazione. Dai, colazione con questo. Che buono. Io darei un 8. Buono, buono. 9. Questo secondo me è male male. Male male. Vabbè, sta mogu mogu. Niente, yogurt flavored drink with nata de coco. Hai fatto la cacca nel frattempo. Tienila lì, non dirmi niente, io non ti guardo. A me. Ma allora, il gusto non è male. Vabbè, però è buono. Cioè, fa un po' impressione. Perché ci sono questi cosi dentro che galleggiano. Sì, un 6 lo do, perché comunque è molto buono. Cioè, sì, il gusto è buono, e poi è la consistenza. Queste io ho veramente paura. Queste direttamente da... Non sai capito perché è tutto in una lingua strana. Sembrano... Non lo dire. Sono insetti che si stanno nascendo dal loro guscio. Cioè, allora, tipo per favore, è molto soddisfatto. Commentate qua sotto quello che volete, ma non diteci ah, quelli lì sono insetti, preferisco no, oddio, anche nell'ignoranza. Dico che sono insetti, eh. No, davvero? Ah, no, sono, no, sono fave. Sembrano veramente cose che stanno uscendo dal loro guscio, comunque. Sei disgustata? Sì. È buono. Vabbè, chiudiamo perché
me li mangio tutti. Però un bel 8 io glielo do. A me piacciono molto. E io do 5. A me piacciono molto molto. Allora, abbiamo, per rimanere in tema frutta secca, c'è scritto qua cosa? Questa bevanda analcolica con noce. Oddio! Oh. Bevi, bevi, bevi. Ho già assaggiato qualcosa di simile. Ora andiamo sul dolce. Abbiamo i Loaded White Choco Filled Snack. Si fa male. Molto igienico, tra l'altro. L'odore non è dei migliori. Cin cin. L'odore è quello del terribile. Beh, sembra un po' il Choco Crave. Bene, which one dai un 8. Abbiamo il bubble tea. Io pensavo fosse il tè con le bolle dentro. Anch'io. Cioè, tipo tè frizzante, invece ha le bollicine. Ci sono le perle di tapioca dentro. Beh, stai sbrodolando ovunque. Ci do un 5 e mezzo. 7 e mezzo. So merita questo bubble tea, buono. Cioè, la cosa che non mi piace sono queste bolle di tapioca, però. Sono finite le cose da assaggiare. Ma sì, è finito tutto, sono triste. È finito il mondo, è mio. Sorprendente accanto a te. Stai diventando un preservativo. Vabbè, raga. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Ricordiamo che se arriviamo a 5.000 mi piace, assaggeremo altre di queste cose qua. E anzi, scrivetemi nei commenti assolutamente cosa dobbiamo assaggiare. Bella tua faccia la maglia. Ma mi raccomando, seguiteci sui nostri vari social, sia Unicorn Island Cose, che vi lasciamo qua sotto, i nostri social personali. Tunali. Sinali. Iscrivetevi al canale per vedere altri video fighi e iscrivetevi anche al mio canale, al suo canale. Bene, allora ci vediamo presto su Unicorn Island!